Maria Teresa Ruta aveva un grosso timore su Gwenda Goria, è impegnativa. Gwenda Goria, sua madre ha temuto che non si sposasse mai. Maria Teresa Ruta ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del periodico Nuovo. E in questa circostanza ha ovviamente parlato del matrimonio di sua figlia con Mirko Gancitano, non facendo mistero che è stato davvero bellissimo sotto ogni punto di vista. Ad un certo punto la giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha fatto sapere all'intervistata di essere venuta a conoscenza che ha avuto il timore che la figlia non si sposasse mai, cogliendo la palla al balzo per chiedere il motivo. E quest'ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di aver pensato che il suo carattere potesse non essere capito. Ha un carattere forte e deciso. Mirko però ha saputo cogliere le sue fragilità, considerando certi atteggianti come una forma di difesa per non soffrire. Quest'ultima ha poi confessato di essere davvero felice perché Gwenda e Mirko stanno benissimo insieme, sono molto innamorati. Maria Teresa Ruta pronta a diventare nonna? Parla lei. Successivamente la giornalista del periodico Nuovo ha chiesto alla mamma di Gwenda Goria se è pronta a diventare nonna, i suoi due figli presto diventeranno genitori. E quest'ultima ha rivelato che pronta è una parola grossa, aggiungendo però di sentire forte la responsabilità. All'inizio mi immagino come una nonna molto pratica, capace di insegnare loro a fare tutto in una settimana. E poi mi vedo più avanti nel tempo, quando i miei nipotini avranno 2 o 3 anni, come una nonna davvero buffa. L'ex moglie di Amedeo Goria è convinta che i nipotini si divertiranno molto con lei, ne sono certa. Mirko Gancitano e Gwenda Goria presto genitori, ecco cosa ha provato la conduttrice quando l'ha saputo. La giornalista del settimanale Nuovo ha poi domandato a Maria Teresa Ruta cosa ha provato nel momento in cui ha saputo che Gwenda e Mirko e l'altro figlio con la moglie sarebbero presto diventati genitori. E la presentatrice, che poco tempo fa è stata ospite alla Volta Buona da Caterina Balivo, ha rivelato che è stato un momento che non scorderà mai più nella vita. È stato un momento bellissimo e la cosa incredibile è che tutti e due i miei nipotini nasceranno ad agosto. Gwenda e Mirko sono in attesa di Noah e Gian Amedeo e Francesca di una bambina che si dovrebbe chiamare Anita. L'ex di Amedeo Goria ha poi dichiarato di amare molto i nomi che i figli hanno scelto per i suoi futuri nipoti.